Amici del basket, buonasera da Max Fontanini e da Giovanni Girometta. Benvenuti a Palasport, primo Carrera Inutile, dove fra pochi istanti verrà alzata la palla 2 del derby FVG tra la Piugis e Udine contro l'Alma Pallacanestro Trieste. È la 14ª e penultima giornata d'andata del girone Est di Serie 2 Old Wild West. Il calendario, caro Jerome, riserva la partita in occasione dell'ultima uscita dell'anno solare 2017 per queste due formazioni. Per un Friulano e per un triestino, veramente questa è davvero la partita. Personalmente posso dire che le già grandi emozioni del derby di prestagione sono nulla paragonabili a quelle che si possono vivere oggi in Carnera e che si sono già vissute in questo prepartita. Carnera ha stipato in ogni ordine di posto per una sfida fra prima della classe Alma Trieste e seconda APGSA Udine nel gruppone delle seconde che si pronuncia da fuochi d'artificio. Squadre che arrivano al completo alla partita, interesse per i duelli fra le due guardie americane, due dei giocatori più spettacolari del campionato, Kendall Dykes da una parte e Javonte Green dall'altra. Cabina di regia, anch'essa straniera, anche se passaportato Juan Lobito Fernandez per Trieste e il killer baltico Rein Weidemann da parte di Udine. Trieste che deve inserire ancora il meglio dei meccanismi, un Lawrence Bowers reduce da una sequela di infortuni in precampionato, ma può contare su giocatori come lo specialista da tre punti Baldasso e un all around per questa categoria come Daros. Starà al totem Pellegrino al tiratore in posizione di numero 4 Andrea Benevelli e perché no a Tommaso Raspino e a Leo arrivato Andrea La Torre, essere le carte vincenti di GSA che oggi vuole fare bottino pieno per avvicinare ancora di più il sogno Coppa Italia e magari perché no riproporre questo derby in quel di Iesi. Andrea Masi di Firenze, Alessandro Tirozzi di Bologna e Francesco Terranova di Ferrara, questa è la telederbitrale designata per il derby FVG tra la PGS e Udine, l'Alma Pallacanestro Trieste. Questi quintetti in campo per Trieste, Fernandez. No, c'è Baldasso con Cavaliero assieme a Green, Daros e Bowers. Questa è la scelta di coach Dalmassone. Eravamo rimasti impallati appunto per questa novità. Per Udine invece il quintetto è quello preventivabile. Weidemann, Dykes, Raspino, Benevelli e Pellegrino. Cintura allacciate, buon derby a tutti, buona fine d'anno, buon inizio di 2018 e buon anno cestistico a tutti. Però questa sera si parla di derby, di primo possesso della partita. E per la PGS a Udine c'è Baldasso sulle tracce di Weidemann, quindi è presumibile che per Trieste giochi Cavaliero da playmaker almeno in questo avvio di partita oppure da Ross in aggiunta. Sul ribaltamento di lato c'è Kindle Dykes, classico step back da due punti, non va a rimbalzo, Pellegrino tocca il pallone ma recupera confezionato da Ross che corre dritto per dritto, poi trova Green, arriva Baldasso a rimorchio, un tiro portante, schiaccia il ferro e rimbalzo per Francesco Pellegrino. Va dall'altra parte Rein Weidemann, c'è il pick and pop di Benevelli, Rein interrompe il palleggio, buca l'anticipo Green, Dykes in vantaggio, si arresta, finta di passaggio, da due punti, non va a rimbalzo, tocca Green, strappa il pallone, poi prende l'apertura in movimento Baldasso, c'è mismatch, Dykes contro Bowers, subito Bowers in post basso contro suo ex compagno di squadra a Ferrara, Bowers rincula contro Pellegrino, finta di alzarsi in step back, poi perde la maniglia, un altro recupero per la Piugis, Raspino dall'altra parte adesso contro Green, il pick and roll di Pellegrino. Raspino va dritto per dritto, arriva la stoppata, poi arriva il tappi schiacciato di un derby che viene aperto così da Francesco Pellegrino. Green subito dall'altra parte, gli scippa il plan Dykes, l'ultimo tocco è suo, rimessa Trieste. Derby, partita intensa, non può che essere aperta da una giocata di intensità come il tappi schiacciato di Ciccio Pellegrino. Non è una partita in cui sicuramente si può lasciare andare a tatticismi, tecnicismi o giocare di fioretto, come hanno dimostrato la difesa delle prime azioni, bisogna andarci giù duro con ogni possesso. Green solo cotone nel palleggiare este tiro,
contro la difesa zona subito schierata dalla Piusis. Baldasso si accoppia contro Veglio, ma subito dalla linea di fondo offensiva per quanto riguarda i colori di Trieste. Vedeman interrompe il palleggio proprio a ridosso quasi della linea di metà campo. Pellegrino arriva a dargli una mano, poi interrompe il palleggio anche lui, sbattature non ottimali, infatti arriva una palla persa. Baldasso non ha calpestato la linea laterale. Cavaliero cavalca da Ross, poi riapre fuori Cavaliero, piedi per terra da tre punti, non va, a rimbalzone di Francesco Pellegrino, non c'è il fallo secondo gli arbitri di Bowers che aveva cacciato il pallone in maniera regolare. Raspino contro Cavaliero, non vuole attaccare il ferro, poi c'è lo show difensivo di Bowers, Pellegrino riceve da dietro, fallo di Bowers, due tiri liberi per Francesco Pellegrino. Sì, squadre che come hai detto cercano prima di tutto di giocare in intensità. Qua molto bravo Pellegrino dopo tre pick and roll, ovvero il pick and roll giocato in corsa in situazione di transizione a rollare forte a canestro, forse un po' lento nel tentativo di schiacciata che ha permesso a Bowers di rinvenire e puntare tutto tranne che la palla pur di fermare il giocatore siciliano. Segno Pellegrino con il primo dei due tiri liberi a sua disposizione. Pellegrino che in stagione sta tirando con il 55% la linea della carità, fa 2 su 2, ma soprattutto i primi 4 punti di questo derby sono firmati da Francesco Pellegrino. Il tapin schiacciato e poi il 2 su 2 ai tiri liberi. Attacco per Trieste, Raspino contro Cavaliero che interrompe il palleggio, da Rossa spazio dal gomito, poi ribalta al lato per Baldasso, 9 secondi su 24 per Trieste, Bowers contro Benevelli, poi cavalca Grico, spazio dal palleggio da 3 punti, non va, secondo ferro, ribalta per Francesco Pellegrino. Sembra come Green si sia accontentato di questa conclusione. Vede ma dall'altra parte galleggia, apre per Dykes, da fermo, apre per Raspino, ha perso l'attimo forse la Piuges, Raspino contro Green, il pick di Benevelli, ancora Tommy rompe il palleggio, arriva a riferimento per Pellegrino, 6 secondi su 24, Francesco ricula contro Bowers, vede Perro bestando per terra, sbaglia l'appoggio, tocca il pallone, la tocca anche Bowers, e la rimessa per Udine. Abbiamo visto probabilmente la prima azione un po' più elaborata della partita. E Pellegrino a terra, volano botte da Olby, volano colpi anche non contemplati nel regolamento, ma è un derby, è probabilmente la madre delle partite. C'è una partita in cui non si lesinano i colpi. Brava la GSA ad andare a contestare questo rimbalzo d'attacco e guadagnare una rimessa da fondo. Cronometro dei 14 resettato da Dykes per Raspino che lascia dietro a Cavaliero, poi il tiro a scaletta, non va sfortunato, Raspino segue il rimbalzo, recupera il pallone, riattacca su linea di fondo Green, gli fa commettere fallo, c'è una nuova rimessa in attacco per la Piuges. Primo aggettivo per questa GSA di questo derby è volitiva, ovvero i giocatori sono sempre su tutti i palloni, lo dimostra Raspino che è un po' sfortunato col ferro che gli sputa la conclusione, ma poi è più lesto a recuperare il suo rimbalzo e anche a prendere un fallo da Javonte Green. Secondo fallo per Green, è il terzo di squadra per Trieste, rimessa per Udine ancora in attacco. Javonte Green che in questo caso è stato un po' pollo perché abbiamo detto è una partita in cui non si agitano i colpi, però il tuo giocatore devi essere bravo a non farti vedere, a forzare i blocchi usando troppo le braccia davanti all'arbitro. 10 secondi adesso sui 24 per la Piuges dopo l'ultimo tocco di Javonte Green, la rimessa per Rein Wiedemann. Dykes riceve la palla quasi in corrispondenza delle linee di metà campo, mantiene vivo il palleggio. Palleggia questo tiro per Dykes, da due punti non va, secondo ferro. Corre Green dall'altra parte ma non viene lanciato da Cavaliero. Difende molto bene contro di lui Tommaso Raspino, non serve lo show difensivo di Pellegrino, poi c'è il fallo sulla pressione difensiva di Tommy Raspino contro Daniele Cavaliero. Tommaso Raspino giustamente sanzionato con un fallo, è andato a mettere le mani dove non doveva, ovvero addosso al corpo del palleggiatore Cavaliero, ma l'indice è quello di una GSA che vuole aggredire questa partita anche col fisico fin dal primo secondo. Baldasso per Bowers, un po' di sportellate lontano dalla palla tra Raspino e Cavaliero che interrompe prematuramente, si dice così, il pallone, il palleggio, poi da Ross contro Benevelli, fronteggia il ferro, classico step back per lui, un canestro di talento purissimo per Matteo da Ross. Al buon Benevelli non si può dire niente, è stata una buona difesa, bravo da Ross che con la sua atipicità rappresenta un rebus per le marcature non solo di Udine, ma dell'intera Lega 2.
Lo spino contro show difensivo di Bowers, riceve Dykes, poi Wiedemann si rigioca ancora per Dykes con Djordjevic move, Dykes perde la maniglia, poi la ritrova, c'è il fallo di Bowers. È il quarto per Trieste che esaurisce il bonus, la rimessa per la Pinches. Probabilmente KD deve prendere un po' le misure a una partita del genere, perché penso che nel suo vissuto cestistico europeo una rivalità del genere, o comunque un pubblico così acceso, non l'abbia vissuto. Wiedemann dallo scorso anno ci dà la potuto assaggiare l'atmosfera, ma a mio modesto parere, Max, quella che si respira oggi al Carnera, anche a livello di elettricità nell'aria, come atmosfera, non è per niente paragonabile a quella dell'anno scorso. Secondo fallo per Lawrence Bowers, hanno due falli a testa i due americani di Trieste in questo avvio di partita. Wiedemann per Raspino, 9 secondi su 24 per la Pugis, a Italia Vettor di Wiedemann, ben imbeccato da Raspino, e sono due per Ray Wiedemann. Gran possesso della GSA, molto paziente nel trovare il passaggio giusto al momento giusto e insaccare due punti con Ray Wiedemann. Baldasso subito dal gomito con i piedi rivolti verso il canestro e segna un canestro da tiratore offensivo. Lorenzo Baldasso, torinese del 95, scuola PMS. Il tiro, senza palesare possibilmente, è il pianto forte della casa, qui dimostra. Benevelli cadendo all'indietro, segna un canestro anche lui, molto ma molto difficile, contro, tra virgolette, il maestro Matteo De Rossi. Gran segnale di Benevelli che fa vedere a De Rossi, ehi, posso ripagarti con la stessa moneta, adesso come la mettiamo? Cittadini ne ho entrato, ribalta per Cavaliero, poi da Ross buca la prima linea, intercetto a metà di Pellegrino, poi diventa completo perché c'è il tocco di Wiedemann che favorisce Benevelli, nuova chance offensiva per la Pugis, a Green gravato di due falli, poi l'assist per Dykes che depone l'ovetto da sotto misura e Udine sale su 10-6. Bravissimo Wiedemann a assorbire i due contatti di Javonte Green, ancora più bravo Dykes a tagliare dietro la difesa e a posare l'ovetto. Cittadini quasi battezzato, poi porta un pick per Cavaliero, c'è lo show difensivo falloso di Francesco Pellegrino, la rimessa in attacco adesso per Trieste, secondo fallo di squadra per la PUGSA, escono Baldasso e Green, entrano Prandin e Loschi per Trieste. Il fatto che Fernandez per adesso non sia entrato né da sesto, né da settimo, né da ottavo uomo, chissà che cosa vorrà dire. Forse segno di una condizione fisica non ottimale, se così fosse ben mascherata da Trieste in questa prepartita. Prandin per Cavaliera, serie di blocchi per liberare da Ross, il fallo sì in anticipo di Benevelli che ha spinto un altro da Ross, hanno un fallo a testa per Udine, Pellegrino, Benevelli e Raspino. Sono tre i falli di squadra commessi da Udine fino a questo momento, Trieste ha già esaurito il bonus. La rimessa per Prandin, Cittadini non guarda il ferro, se la vuole giocare in modo controllato con l'ausilio di Prandin. Esce Cavaliero, uno riceve, Prandin attacca Wiedemann, lo scarico però per Dykes che va dall'altra parte, perde per un attimo la maniglia, il lob per Pellegrino che da sotto misura segna in reverse con la mano sinistra proteggendosi con il ferro come se fosse un esterno, e il time out per coach dal Masson. Pellegrino come un levriero corre in campo e controlla un passaggio per niente facile, tra l'altro è bravissimo, un giocatore sicuro a controllare e a posare in reverse dall'altra parte del ferro, il più 6 per Udine. Udine, abbiamo detto, ha distribuito falli con 3 quinti del suo quintetto, ma questa versione di Udine che aggredisce e mette le mani addosso in una partita del genere non può non piacere. Roma e Tabellini. Intanto sul 12-6 interno per Udine, quando mancano 4 minuti e 20 alla fine del primo quarto, la GSA presenta 2 punti di Kindle Dykes, 6 punti di Francesco Pellegrino, 2 di Rain Wiedemann e 2 di Andrea Benevelli per Trieste, 2 punti di Matteo Dall'Occhio, di Lorenzo Baldasso e 2 di Javonte Green. Dietro la squadra in campo, Cavaliero, Loschi, Daros, Prandin, Cittadini per Trieste che propone il quintetto che ha lasciato il rettangolo di gioco dopo il time out, mentre Udine ancora con il quintetto che ha iniziato la partita, ovvero
Vedi Van Dijk, Rashidino, Benevelli e Francesco Pellegrini. Rimessa in campo dal Cavaliero per De Rossi, che come era preventivabile agisce da playmaker aggiunto. Interrompe il palleggio da Ross, poi Cavaliero in punta, 12 secondi su 24, Loschi contro Dykes, Cittadini prende posizione davanti a Pellegrino ma non riceve, poi Prandin taglia backdoor, subisce il fallo di Pellegrino che è il secondo, due tiri liberi per Bobo Prandin. Secondo fallo di Pellegrino, che non è una bella notizia per la GSA, in quanto l'ex Ferrara aveva avuto un ottimo impatto sulla partita fino a questo momento. Difesa un po' pigra degli Udinesi da prima della partita, che concedono un backdoor troppo facile al nativo di Bessere, che fra gli altri ha fatto le sue esperienze, militò qui a Udine in maglia Snyder, poi Ozzano e Treviso prima di arrivare alla corte di Cosmo. Prandini in lunetta segna il primo, due tiri liberi a sua disposizione, lui che in stagione fino a questo momento non ha ancora sbagliato dalla linea della carica. Ancora Prandin fa 2 su 2, ricuccia meno 4 l'Alma, la rimessa da Dykes a Weidemann. Prandin sentinella contro Rein che lo batte, poi va dall'altra parte, per gli arbitri tutto regolare, poi c'è Cavaliero nel cambio difensivo, esce dai blocchi Raspino ma non riceve, esce Dykes dopo il blocco di Mortellaro che è entrato al posto di Pellegrino, riceve Chris in post basso, poi se lo vuole giocare a due con Dykes, fa leggere questo tiro da due punti per KD, solo Cotone. Se KD ha i piedi che guardano il pubblico e le spalle che non guardano il canestro, sono due punti in banca, sembra strano da dire ma questo è l'equilibrio di Kindle Dykes. 8 secondi per Trieste, non ravvisata dagli arbitri, c'è superiorità numerica, Cavaliero da 3 punti per battere Udine, così e ci riesce. Forse la più GSA si è fatta ingolosire da questa pressione difensiva limite degli 8 secondi nella metà campo. Sì, più che ingolosire la pressione difensiva, non è stata capace di riaccoppiarsi dopo la pressione. L'errore più grave di Chris Mortellaro, che fa un aiuto e recupero su Cavaliero, che essendo giocatore con la palla è il giocatore più pericoloso in campo e non va mai lasciato da solo. Il fallo di Prandin contro Mortellaro che andrà netta per due tiri liberi, cambio per Udine, sta per entrare Vittorio Nobile al posto di Rein Weidemann. Vittorio Nobile, giocatore che da buon friulano di Basiliano sente in maniera particolare la sfida, chiamato a una prestazione maiuscola nel match che prima di tutto culturalmente deve vederlo protagonista. Intanto Chris Mortellaro sbaglia un tiro libero. 67% dalla lunetta in stagione per Chris Mortellaro, nuova opportunità per lui. Mortellaro fa 1 su 2, 15-11 il punteggio adesso per la PU GSA. Attacco per Trieste, c'è la pressione di Nobile contro Prandin che fa una fatica dannata a portare in attacco il pallone, poi da Ross fronteggia il ferro, arriva a Cavaliero sul quale c'è Dykes, anche Cavaliero interrompe il palleggio in maniera anticipata, poi da Ross contro Benevelli, giro di valzer sul piede perno ma sbaglia l'appoggio, rimbalzo è per Chris Mortellaro, prende l'apertura Dykes, il blocco di Mortellaro, il palleggio di tiro per KD e sono altri due. Esecuzione pulita di Dykes e blocco come una casa cantoniera di Chris Mortellaro che va per terra, poi guarda anche un po' ritacchiando il giocatore triestino dicendo quasi mi butti per terra, tanto ho segnato il mio compagno, va bene così. Tocca il pallone Cittadini dopo l'errore di Cavaliero da 3 punti, nuova chance offensiva per l'Alma, Cavaliero finta da 3 punti da Ross, ancora per Prandin da 3 punti, anche lui non va, Cittadini svita la lampada, poi da sotto misura converte con la mano sinistra. Scelta di andare a zona 3-2 su questa chiamata offensiva di Trieste da parte della GSA, contro la zona si sa, la coperta è corta, bisogna essere bravi a fare taglia fuori, per due volte la GSA, peccato. Ultimi 15 secondi su 24 per la PU GSA, Dykes attacca dal palleggio Loschi, arriva Mortellaro per il pick, poi Benevelli, ribalta per Nobile, fronteggia il ferro, da 3 punti, non va, secondo ferro, rimbalzo è per Matteo da Ross che va dall'altra parte spingendo la transizione, cerca di cavalcare Loschi che non vuole attaccare, sulla linea di fondo Dykes c'è l'intercetto da parte di KD con il piede, la rimessa per Trieste con 16 secondi su 24, altra rotazione per Udine, sta per entrare l'autore, forse al posto di Dykes che è debito d'ossigeno, non si esce Dykes, entra Andrea, la corre, ha cercato di mettersi in partita di prepotenza
vittoria nobile, forse un po' frettolosa la scelta del tiro del ragazzo di Basiliano, che nel campionato 2013-2014 affrontava Bobo Prandin in maglia dei Longhi Treviso, mentre Vittorio Nobile giocava con Pordenone alla coppa del Corso di Bergamo Sette Ciocche. Intanto gran difesa di squadra del GSA, che fa vedere che in questo gioco è importante prima di tutto in queste partite avere gli attributi. Tre giocatori per terra, serie di tocchi, la palla di Udine. Si deve asciugare il parquet, cogliamo l'occasione per annunciarvi il resto del programma mentre sta per entrare Baldasso al posto di Cavaliero. Il resto della 14esima giornata del girone est di Serie 2 Old Boys West prevede Piacenza contro Fortitudo Bologna, poi Verona contro Forlì, Jesi contro Ferrara, Treviso contro Roseto, Mantova contro Zinuovi e Bergamo contro Ravenna. Entra in campo anche Janeliz per asciugare con il Olimpidion perché lo rimessa adesso per Andrea Latorre. Pallone in campo per Vittorio Nobile. Ultimi 90 secondi di questo primo quarto già cominciati. Latorre non riesce a cavalcare Raspino in post passo. Portellaro batte Cittadini, va fino in fondo, è tutto regolare. L'ultimo tocco di Daros attraverso una stoppata e la rimessa. Per la PUGSA con 6 secondi sui 24. Primo segnale difensivo per Trieste nella partita. Sì, forse qua Montellaro poteva scaricare all'uomo libero in angolo, ma ha cercato anche egli una azione di potenza. Palla persa sulla rimessa per Udine in frazione di 5 secondi. Poca lucidità per Vittorio Nobile, nel senso magari di far carburare il pallone addosso al difensore. Sul cubo dei cambi, oltre a Rein Wedemann, c'è Maurino Pinton per la PUGSA. Cittadini verso Prandini che si prende la linea di fondo, batte Nobile, va fino in fondo, c'è il fallo di Vittorio Nobile. Prandini tollerà la netta per due tiri liberi. Come Cividale nel derby di ritorno della scorsa stagione, chi sta dando tantissimo per Trieste è Roberto Prandini. Il giocatore che sente particolarmente queste partite e fu una spina nel fianco sia di Udine, sia di Spinimbergo, sia di Pordenone in quei derby triveneti del campionato di B2 di ormai tre anni fa citato in precedenza. Doppio cambio per Udine, sono entrati Wedemann e Pinton al posto di Raspino e Nobile. Il pubblico del Carnera applaude il ritorno sul parquet di Mauro Pinton dopo l'infortunio a una mano la settimana prima della sfida di Forlì. Prandini ha segnato il primo dei due tiri liberi, nuova opportunità per lui, e sbaglia il primo tiro libero in stagione, recupera però rimbalzo offensivo Loschi, nuova chance offensiva per Trieste. Prandini contro Pinton, interrompe il palleggio, Benevelli buca l'anticipo, commette fallo, due liberi per Daros. Secondo fallo personale per Benevelli. Entra Michele Ferrari anziché Ousmane Diop, quindi spariglia le carte di Nolardo nella scelta dei numeri 4. Pronto da Ross in lunetta, 73%, a cronometro fermo per lui in stagione, segna il primo. Poi mancheranno 49 secondi e 6 decimi per concludere questo primo quarto. Sbaglia da Ross, rimbalzo per Cittadini che sbaglia anche lui, e rimbalzo per la PUGSA che non ha pagato dazio in questa fattispecie. Quartello aperto di 4-0 per Trieste negli ultimi due minuti. Udine non segna dal 17-11 al settimo minuto. Wedemann da tre punti dal palleggio, non va il rimbalzo per Daros, discrepanza minima di 4 secondi tra i due cronometri. Baldasso contro Wedemann, Cittadini sbraccia contro Mortellaro ma non riceve. Ultimi 14 secondi su 24 per Trieste, che è sotto di due lunghezze su 17-15. Va via Loschi, Baldasso lascia dietro Wedemann, 4 secondi allo scadere dei 24, Prandini dal mezzo angolo in sacca, Wedemann deve accelerare, 4 secondi alla fine, Ferrari quasi allo scadere, perde la maniglia, mancano 6 decimi per la conclusione di questo primo periodo.
che si appresta a concludersi sul 17 pari con Trieste, che sta cavalcando un parziale di 6-0. Negli ultimi 3 minuti ci sono per adesso 6 punti per Dykes e Pellegrino da una parte e 5 per Brandin dall'altra. Allora facciamo un forte applauso alla sconfidanza Olimpia Arze di Cervignano del Friuli.